Bentrovati a questo nuovo appuntamento con domande e risposte, ovvero i quesiti che più frequentemente riceviamo da chi partecipa alle attività della nostra associazione, da chi sarebbe interessato a partecipare e vuole saperne di più. Anche in questo video affronterò un argomento che riguarda principalmente le discipline interne di origine giapponese, ma non solo. Ovvero, la pratica di queste attività è consigliata, è permessa, è consentita alle persone che affrontano la terza età della loro vita, quindi diciamo persone che abbiano dai 60 anni in su. La risposta veloce è sì. La risposta un po' più articolata merita qualche minuto in più. Troppo spesso noi pensiamo all'attività fisica come un qualche cosa riservato solo a chi abbia muscoli scattanti, articolazioni snodate, agilità da scoiattolo, fisico performante. In realtà nulla di più sbagliato. Certamente alcuni sport richiedono una certa tipologia di fisico, una certa condizione. Riferisco per esempio a quelli che possono essere sport come lo sci, alpinismo, piuttosto che sport motoristici o vela d'altura o sport da combattimento, ma anche per affrontare una partita di tennis a un certo livello ovviamente bisogna essere ben preparati. Ovviamente questo vale soprattutto per quelli che sono sport che hanno una componente agonistica abbastanza intensa o anche solo che richiedono una performance a lunga durata, come può essere per esempio una maratona di 42 km. Però è altrettanto vero che di ogni attività sportiva noi possiamo e dobbiamo considerare anche l'aspetto ludico, ricreativo, quindi quello che viene fatto a livello amatoriale senza necessità di avere atteggiamenti estremi. E quindi nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggior parte dei casi, queste attività sono di fatto consentite a chiunque abbia tempo, voglia e costanza di praticarle. E questo è ancora più vero per quelle discipline come il Tai Chi Chuan o il Qigong o il Pahua, che sono proprio ideali, per certi aspetti consigliati, per chi appunto sia nella terza età della propria vita. E che possono essere praticate appunto con attenzione, perché non solo consentono appunto tramite i loro movimenti lenti di affrontare la pratica con sufficiente sicurezza, ma addirittura permettono di migliorare la nostra condizione psicofisica, quindi tutto quello che è una postura, l'equilibrio, una tonificazione muscolare, un'elasticizzazione dei tendini, una gestione del respiro, per parlarne proprio dei punti principali. In più, la pratica di queste discipline è ormai sperimentato da diversi studi medici numerosissimi in Occidente come in Oriente e migliora addirittura il funzionamento degli organi interni, del metabolismo e quant'altro. Quindi sicuramente la pratica di queste discipline è consigliata. Il gran maestro Toyu, che vedete qui alle mie spalle, che era allievo diretto di Fu Chensong, il fondatore dello stile Fu, il maestro del maestro Severino Maestrello, che è il suo erede e direttore tecnico della Wudang Fu Style Academy, è vissuto fino a 99 anni, ha sfiorato di fatto i 100 anni e ha vissuto in buona salute, perché non conta solo la quantità degli anni ma anche la qualità della vita, e ben oltre gli 80 anni ha praticato, ne sono testimone personalmente, mostrando un'agilità e una abilità che faceva invidia a chi aveva la metà dei suoi anni. Quindi sicuramente appunto la risposta, come dicevamo, è affermativa. Ovviamente al di là di
quelli che possono essere i limiti fisici di una persona, una pratica correttamente intesa, quindi è sicuramente possibile e, come dicevo, aiuta. Consideriamo che oggi come oggi numerosi studi medici dicono che potenzialmente l'uomo potrebbe vivere fino a 125 anni, il che significa oltre un terzo in più rispetto a quella che è l'attuale vita media, che si situa intorno agli 80-85 anni. Quindi un terzo della nostra vita che noi potremmo dedicare ai nostri affetti, alle nostre passioni, ai nostri interessi, con buona pace degli istituti di previdenza. Che cosa fa sì che questo avvenga o non avvenga? Ovviamente, ripeto, fatto salvo quelli che possono essere i limiti di patologie, di malattie, di incidenti, eccetera. Spesso conta anche l'atteggiamento, la forma mentis. Se noi ci convinciamo che qualcosa non la potremo fare, di fatto il nostro fisico, il nostro complesso psicosomatico si adatta e noi non la faremo. Se noi diamo ascolto a chi ci dice non sarai mai in grado di raggiungere questo risultato, in qualche modo non lo raggiungeremo. E quindi viceversa i pensieri diventano azioni. Se noi ci convinciamo di poter fare qualche cosa, molto spesso raggiungiamo risultati che non avremmo pensato di poter raggiungere prima di iniziare a formulare questo progetto. E questo, appunto, come dicevo, è un atteggiamento che viene favorito proprio dalla pratica delle discipline come il Tai Chi Chuan, il Pakua, il Qigong, proprio perché attraverso i loro movimenti lenti, controllati, consapevoli, ci aiutano a costruire un percorso che noi vediamo scorrere passo passo, con consapevolezza, con attenzione, senza fretta, misurandoci tappa per tappa, senza il desiderio bruciante di arrivare, ma con la consapevolezza ogni volta di fare un passo in più. Quindi tutti atteggiamenti che in qualche modo chi appunto è nella terza età ha in qualche modo maturato, sicuramente insomma non si ha l'irruenza giovanile, si ha un'esperienza, si ha una pacatezza che magari manca ai praticanti più giovani. E quindi la pratica di queste discipline è assolutamente consigliata alle persone in terza età, è permessa, è consentita, è auspicabile, aiuta, come dicevo, a condurre uno stile di vita migliore, aiuta per esempio nel lavoro del controllo della postura e dell'equilibrio a prevenire incidenti domestici, cadute che possono essere banali per un giovane ma possono essere molto invalidanti per una persona anziana. La paura di cadere, e torniamo all'importanza del pensiero, spesso limita le persone anche nell'uscire a fare solo una passeggiata, perché c'è il timore che una banale storta scendendo un marciapiede possa compromettere in maniera grave la propria quotidianità. Ecco, lavorare ogni giorno proprio sull'equilibrio, sulla postura, sul rendersi conto di essere in grado di controllare questo aspetto, di riuscire a gestirlo, aiuta molto a costruire una quotidianità, uno stile di vita, un atteggiamento nelle faccende domestiche piuttosto che quelle che sbrighiamo andando a fare la spesa o la fila all'ufficio postale, che appunto ci aiuta ad affrontare tutto il nostro iter lavorativo di vita in maniera tranquilla, attenta e consapevole. Quindi una pratica che, come è e dovrebbe essere, non si svolge solamente all'interno del Kwon, della sede dove noi ci incontriamo con i nostri colleghi, ma in qualche modo diventa una pratica praticata ogni giorno. Quindi, ritornando ai minuti iniziali di questo video, la pratica di discipline come il Tai Chi, Qigong, il Pakua e quant'altro è possibile per le persone che abbiano più di 60 anni? Sì, assolutamente sì, è consigliatissima. E per quella che è la mia esperienza personale, tutti coloro che hanno affrontato questa pratica con attenzione, consapevolezza e costanza ne hanno tratto davvero grandi benefici. Spero che questo video sia stato utile per fugare qualche dubbio. Mi piacerebbe, come sempre, sapere cosa ne pensate, quali sono i vostri
commenti e le vostre eventuali esperienze. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!